Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. E io sono Ali. Siete su Ali Avery Channel. Oggi siamo qui con un nuovo haul di Temu. Un po' anche a tema natalizio, perché abbiamo fatto un po' di danni proprio in vista di questo fantastico mese, ossia dicembre. In realtà abbiamo preso di tutto e di più. Cose per la casa, cose per se stessi, cose anche per cucinare, visto che io soprattutto ho una passione innata per la cucina. No, spoiler, non è vero. E anche cose per il cane. Temu, se voi non sapete bene che cosa sia, è un'applicazione, una piattaforma dove potete veramente trovare di tutto. Prodotti di qualità, ma a pochissimo prezzo. Quindi super convenienti. Vi lasciamo tutti i nostri prodotti che abbiamo acquistato qui sotto in info box e anche il nostro codice sconto, così se volete anche voi pensare a qualche regalino per Natale adesso è il periodo giusto. Noi vi ricordiamo anche di seguirci su Instagram, TikTok, aliauri.channel. Ma direi Aldi iniziare, perché abbiamo tantissimi pacchettini. Iniziamo con la parte dedicata alla cucina, direi. Alla Leila abbiamo preso una cuccia gigantesca che lei ha adorato sin dal primo istante. Ve la facciamo vedere perché l'abbiamo già messa all'opera, perché volevamo capire se la Leila riusciva ad ambientarsi per poi potervene parlare. Le piace tantissimo. È un cuscino gigante, se non ci fosse andata dentro lei ci sarei andata dentro io tranquillamente. Infatti ci sono anche andata dentro. L'abbiamo presa di questo colore un po' azzurro blu. Sì, direi petrolio. Super morbidosa, quindi super approved. Guardate questo accessorio per la Leila, ovvero le due ciotoline. Sono troppo carine, anche perché hanno questo tappetino inglobato che ha forma di osso e che lo rende veramente super pratico, perché la Leila quando beve poi sparge acqua ovunque. In più potete lavare le ciotoline per lavarle ed è molto facile, molto carino. Magari in una il cibo, in una l'acqua, o come la Leila che beve tantissimo, in tutte e due l'acqua. Quindi dovete riempirla 10.000 volte. No, super carino, poi anche comodo per poterlo lavare estetico, semplicemente. È bellissimo, Ale. Sì, infatti. Poi il porta banane. Cioè, è bellissimo, intanto c'è già scritto fuori banana case, in più è fucsia rosa, meraviglioso. Così se dovete portarvi la banana per merenda non si distrugge nello zaino. Cioè, io adorerei portarmi la frutta a scuola, solo che poi, cioè, nel senso, tra i libri, tra l'astuccio eccetera, si schiaccia. Invece con questa qui la tua banana rimane sempre perfetta, la puoi mangiare a qualsiasi ora del giorno. E poi fucsia ci stava tantissimo, bellissimo, Ale. E ovviamente traspirante, così tecnicamente la frutta non dovrebbe andare a male, no? Un'altra cosa che voleva tantissimo è lo stampo per fare plum cake. Si, da mettere nel forno per esatto farlo più lievitare. Ovviamente è in silicone, quindi è molto flessibile, si può lavare molto facilmente. Qua ci sono anche le maniglie per evitare di bruciarsi. Ali, non vedo l'ora che tu inizi a cucinare qualcosa. Esatto, e ovviamente questi qui dovrebbero essere tipo abbinati, perché la mia ricetta dei plum cake sarebbe tipo un plum cake alla banana, quindi cioè ha senso, no? Ha senso, ha sensissimo. Lo vedevo sempre, mi intrigava tantissimo, tipo quel banana bread. Oh, Ali, però se non cucini veramente, cioè no, cucinerò malissimo. Poi non ci può mancare mai all'interno di un haul di Temu un paio di ciabatte. Questa volta ho preso delle ciabatte che sono un po' pelosine, un po' così beige, carine. Ricordano molto uno sciale di montagna, fatte esatto così. Sono arrivate taglia 36-37 e le ho provate, però non mi stanno piccole perché io porto 37-38 e mi stanno benissimo, sono molto carine, di questo colore qui. Speriamo solamente che non si vadano a sporcare. Ma sicuramente si andranno a sporcare, perché noi consumiamo due paia di ciabatte a stagione. Sì, ma invece c'è proprio gente che in casa vive senza ciabatte, non so come facciano. No, veramente. Con i calzini e basta, non so. I miei piedi diventerebbero gelidi. Poi un'altra cosa per fare un po' di acconciature per queste vacanze natalizie: la piastra spazzola. Ma questa qui è una piastra meravigliosa, perché ti liscia i capelli. Questa io ce l'ho già, però ovviamente l'ho portata a Milano, perché certo, così mi ha lasciato ovviamente senza. E questa qui secondo noi è ancora meglio rispetto a una piastra, perché ha la spazzola appunto incorporata. Sì, sì, è praticamente molto molto simile alla mia. Voi mettete dentro i capelli e lisciate, ma io vi assicuro che l'effetto di questa piastra in confronto a quella normale è molto meglio. Inoltre ci si mette la metà del tempo a farsi la piastra. Sì, perché non vengono magari drittissimissimissimi, però sembrano molto naturali. Esatto. Poi noi abbiamo, ci ho trovato una cosa di cui non possiamo più separarci, ovvero le luci per l'armadio. Perché noi abbiamo tante cose nell'armadio, tantissime. Solo che, cioè, non è che abbiamo neanche chissà che di luce per poter vedere bene i vestiti. E invece con queste abbiamo trovato dei capi che non sapevamo neanche più di avere in fondo all'armadio. Cioè veramente sono delle luci per l'armadio molto pratiche, perché si attaccano magneticamente all'interno dell'armadio. Voi attaccate questo magnete così e la lucina si appende. Inoltre queste qui mi pare che sono quelle che si possono
staccare per andarle a ricaricare. Esatto, qua c'è la presa per ricaricare. Dopo un tot che l'ho utilizzato, semplicemente mettete sotto carico una notte e poi tornate ad utilizzarle. E dovrebbero avere sia una luce calda che una fredda che una media. Li abbiamo per tutti gli armadi adesso, non solo i nostri, sì, ma anche quelli dei nostri genitori, anche quelli per la biancheria dell'armadio. Io non pensavo neanche che si potessero comprare a parte, cioè io pensavo che fossero inglobati nell'armadio. No, quando invece Temu ci ha fatto imparare che si possono anche comprare separatamente. Poi un'altra lucina, questa qua però non per l'armadio ma per il make up, questo specchietto. Cioè, stravello! A parte che è bellissimo, vedo tutti i miei difetti, così ma almeno posso truccarmi in maniera serena, tranquilla. Si illumina la luce. E ha sia fredda che calda che media. E secondo noi per truccarsi così al volo la mattina è perfetto. E ovviamente ha anche il suo piedistallino, quindi lo potete tranquillamente appoggiare sulla scrivania oppure tenere così invece. Questo lo cercavo da tanto, così piccolino, carino, comodo da poter anche richiudere e riporre da un'altra parte, fantastico. Inoltre non va a pile ma va a elettricità, perché ha qui il cavetto, è super comodo. Sì, no, mi dovrà dire, mentre nella mia postazione make up. Ci sta. Una cosa che ci ha fatto molto ridere invece è aver trovato questa che si chiama Aurora Moonlight. Cioè Auri, sembra fatto apposta per te. Infatti quando l'ho aperto ho detto no, ma è per me. E ragazzi, è una lampada che fa effetto cielo stellato. L'avevamo vista dai nostri vicini, devo dire, che ce l'hanno in balcone e fa un effetto strabiliante. È questa macchina qui, che così può sembrare inutile, in realtà no. Non vediamo l'ora di metterla fuori per decorare l'atmosfera natalizia. E poi questa cosa sembra tipo una palla della discoteca. Esatto. Fa tutte le luci strane che si possono appunto vedere sul soffitto, nel balcone, sia all'esterno che all'interno, tutte colorate. Mi ispira tantissimo. Sì, ma anche per fare una festa in casa, così le luci stroboscopiche alla fine piacciono a tutti e fanno molto atmosfera. Fanno festiva. Molto effetto. Questo qua è veramente bellissimo. Magari per Capodanno, Auri. Potremmo portarci anche perché non pesa niente. No, veramente. È portatile, quindi top. Rimanendo in tema lucine, dato che ne siamo un po' ossessionate, sai Auri che cosa mi ricordano? Il periodo 2017, sì, Tumblr. Abbiamo preso le lucine di Natale a forma di pan di zenzero. Zenzi, cioè io adoro questo personaggino, penso sia il personaggino che più adoro di Natale. E sono super carine, sono gialle e attaccate si illuminano. E questi qui invece hanno le pile, quindi sono anche però molto comode. Però queste secondo me si possono mettere anche fuori, perché sono carine. Anche fuori, ma anche sull'albero, un po' dove volete, o anche per decorare ad esempio la postazione, ci starebbe molto bene. Se non metterle qua dietro, Ali. Sarebbe, Auri. Lo proviamo, ci pensiamo, è un bel effetto. Poi abbiamo preso una cosa che può sembrare un po' strana, perché è una cornice dove tecnicamente c'è apposta lo stampo per fare, diciamo, la mano e il piedino del vostro bambino. Però noi non la utilizzeremo per questo motivo, bensì per metterci delle nostre foto. Ci piaceva proprio il formato così orizzontale e stretto della cornice, perché magari potevamo anche pensare a un rifare la postazione qua dietro tramite delle cornici e delle foto. Per non sapere, tra l'altro, se secondo voi potremmo cambiare la postazione. Esatto. Perché magari un po' di restyling non farebbe male. E questo qui ce lo terremo per fare gli stampini, sì, con piacere. Sicuramente non ci sono bambini in vista, ecco, questo. No, no, questa è poco ma sicuro. No. Abbiamo preso anche due cosine a tema cancelleria molto molto carine, ovvero due quadernini. Perché potremmo essere alle Auri se non acquistiamo ogni volta qualcosa a tema stationery. Assolutamente. Tra l'altro questo Ali sa di cioccolata. Mamma mia, è vero. Ed è a forma appunto di barretta di cioccolata. Il profumo profuma tantissimo ed è un semplice quadernino che voi potete mettere alla vostra borsetta perché è piccolino. Infatti i fogli dentro sono bianchi, ma poi è super carina perché qui c'è tipo il morsetto, come se aveste addentato la, sì, vostra proprio barretta. Carino, poi profuma di cioccolata. E c'è scritto sopra milk chocolate. Invece l'altro quadernino ha compresi degli stickers. E quando ci sono degli stickers in ballo, noi siamo sempre felici. Quando eravamo piccole, anzi, sì, solo io. Non volevo mai utilizzare gli stickers perché non li volevo sprecare, li volevo tenere sempre come riserva. Poi quegli stickers sono andati ancora lì. Esatto, mai utilizzati. Questi sono gli stickers tutti in color marroncino, molto carini. Che riprendono i colori naturali del quaderno. Poi dentro, bello, bellissimo, bianco così. Ci questo piace. Molto 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 bello. E poi dovrebbe avere anche una bella carta spessa, pratico da utilizzarlo per fare qualsiasi cosa. Poi arrivano i due pezzi forti, perché sono giganti. Allora, questa è una coperta. Noi abbiamo una passione per tutto ciò che è caldo. Però Auri, questa è a tema, dovrebbe essere a tema Van Gogh. No, spazia, a parte che è gigante. No, vabbè, meravigliosa. Noi amiamo l'arte, ovviamente, come e le coperte sapete. Quindi cioè, mamma mia, vi lasceremo qui una foto del disegno appunto del quadro, ma poi è super pelosona, super calda. Io veramente andrei in giro tipo come con il mantello, sì, con questa addosso, fantastica. L'altra cosa altrettanto calda è un nuovo copriletto a quadri. Sì, molto semplice, così minimal e bianco e nero, sta. Però ci sta. Non mi ricordo, sì, se abbiamo, sì, preso singolo o matrimoniale. Comunque c'erano entrambe le opzioni. Comunque, esatto, questa fantasia che a me piace tanto.
molto molto geometrica, così semplice da mettere in camera. L'ultima cosa da mostrarvi invece è qualcosa di lilla. Questo è tra l'altro un regalo. È questo zaino meraviglioso. Ma quanto è bello. Ma poi è super pieno di gadget, perché ha questo orsetto che si può tirare fuori, che è dentro, sì, la tasca ricordano trasparente. Molto quegli zaini tipo stile coreano. Sì, molto kawaii. Qua dentro c'è un'altra tasca trasparente dove dentro ci sono dei portachiavi, delle spille. Zainetto magari per le gite scolastiche. Ma sì, sta bello. Poi, e poi vediamo dentro Auri come è fatto. Dovrebbe avere una super tasca. Con anche tutte le altre taschine. E poi qui ha un'altra tasca. Ah, ma è bella profonda. Ma questo per andare in gita è pazzesco. È pazzesco. L'avevo voluto anch'io. Poi lilla, ovviamente sapete, e se non lo sapete male, è il mio colore preferito. Bello, anche qui due taschine per metterci ad esempio i fazzoletti. Ed è tutto impermeabile. Cosa davvero pro, molto apprezzata noi. Per la scuola, sì. Ed è anche imbottito dietro. Sì, sì. Ma veramente fatto da Dio. Fatto da Dio. La persona che riceverà questo regalo sarà molto contenta. Molto perché fortunata. Altrimenti sarà, lo tengo io. Cosa ti vorrei venirti andare in giro con questo zaino? Dai, andare all'università così. Cosa ne dici? Ti promuoverebbero subito. No, esatto. Laura ad honorem. Yes. Qui abbiamo terminato tutti i nostri acquisti, ma uscirà anche un bel TikTok dove ve li faremo vedere. Stay tuned. Il video termina qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Fateci sapere qual è stato il prodotto secondo voi più utile e che utilizzeremo di più. Secondo me le cose per i plum cake potrebbe essere veramente una valida alternativa. Secondo me invece il porta banana rosa fucsia, perché è secondo me lo voleva da tantissimo Ali, lo cercavo ovunque. Noi vi ricordiamo che vi diamo appuntamento con il prossimo video. E ora salutiamo 10 persone hanno uscito dal video precedente. Iniziamo da Bianca, un bacione. Alessia, un bacione anche a te. Giulia, un bacione. Cinzia, un bacione anche a te. Nina, un bacione. Alfredo, un bacione anche a te. Antima, un bacione. Lucia, un bacione anche a te. Bene, un bacione. E per ultima, Nicole, un bacione anche a te. Ci vediamo lunedì con il prossimo video. Ciao!